Allora, partiamo dalle tinte gialle, poi dopo parliamo in positivo, perché il giallo comunque ha anche il suo interno, può avere del positivo e del negativo. Infatti, questo parte come un giallo e poi alla fine si rivela di un altro colore, ma di cui non voglio rivelare esclusivamente il finale. È un libro che parte come un fulmine a ciel sereno, perché potrebbe capitare a tutti noi, ma auguro di no. Due persone vengono convocate in uno studio legale da un avvocato, il quale gli comunica che un suo cliente è pronto a intestargli la piena proprietà di una struttura alberghiera con un fatturato annuale di cifra 6 zeri. In cambio di questo devono uccidere 5 persone. Se non lo fanno e se si rivolgono alle forze dell'ordine verranno uccise comunque anche loro, e per dimostrare che questo cliente fa sul serio inizierà lui a uccidere queste persone, se non che dopo la seconda anche loro due saranno parte di questa lista. Cosa faranno i nostri protagonisti? Lo scopriremo solo sfogliando, no? Lo scopriremo solo sfogliando, perché una volta che sono entrati in quello studio escono con delle aspettative, escono con una certezza: o uccidono o saranno uccise. È un grande problema questo, è un grande dilemma che se ci toccasse saremmo confusi. È un bel mattone sullo stomaco. Cioè, invece nell'altro libro è un incentivo a pensare positivo. Mentre invece La danza della gioia non è altro che un pentolone dove io, cercando sul web, andando a scavare nella mia memoria, ho raccolto tutto quello che può essere utile a vivere in modo positivo. Può essere utile a essere protagonisti della nostra vita, non semplici spettatori. L'ho inserito in questo libro, in cui comunque ci sono anche delle contrapposizioni fra il negativo e il positivo, ma tutto rivolto ad una fine positiva. E quindi per alcuni sembrato più un manuale da portarsi nella borsetta da sfogliare sulla perché necessità. Al momento giusto si può trovare lo stimolo per tirarci un po' su di morale. Quindi ecco perché La danza della gioia, secondo me, rispecchia anche il nostro modo di vivere, deve diventare il nostro modo di vivere.